Per tanti motivi Giovanni è grande, tanto da essere definito da Cristo il più grande dei profeti. Predicava la conversione e la penitenza, preparava la via a Cristo e puntava l'indice anche contro l'oppressione e l'ingiustizia sociale. Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Agli esattori delle tasse, che tanto spesso dissanguavano i poveri con richieste arbitrarie, diceva: non esigete nulla più di quanto vi è stato fissato. Ai soldati, inclini alla violenza: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Giovanni è l'uomo coraggioso che non può tacere di fronte al male, allo scandalo pubblico. È venuto infatti come testimone per rendere testimonianza alla luce, e la rende anche con la condanna delle opere delle tenebre. Il rancore, l'odio, la violenza nascono dal fastidio provocato da una voce che dice la verità. E la verità a provocare fastidio. Giovanni parla ai nostri giorni con la stessa forza del suo tempo e ci ricorda che per cambiare le cose in questo mondo bisogna avere il coraggio di lottare, di opporsi ad ogni forma di male, come lui fece con Erode. Bisogna dire chiaramente a chi è autore di ogni ingiustizia: non ti è lecito. Con lo stesso coraggio di Giovanni, anche ai nostri giorni tanti uomini, donne, servitori delle istituzioni e coraggiosi esponenti della società civile ed ecclesiale hanno avuto la forza di opporsi alle mafie e alle ingiustizie. Non uccidere, non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Giovanni ci ha indicato la via per raggiungere l'agnello e ci esorta a vivere una vita nel coraggio e senza paura. Che sia patrono, prima di tutto, del nostro animo e delle azioni di ogni giorno.